tutti che non volevo si aprisse oggi. Veramente una cosa incredibile. Così per quanto riguarda altre cose, i pini, eccetera. Ogni volta sono comitati che sorgono, comitati incredibili che non hanno alcun senso giuridico. Perché veramente non ci sono i comitati, manco di quartiere sui comitati, non esistono. Sono alcuni che si riuniscono e dicono siamo comitato. Potete riunire anche voi, siete comitati di giornalisti e parlo anche con voi come comitato, voglio dire, assolvendo poi i compiti che mi toccano alle richieste che fate. La stessa cosa per l'aria. Quando io chiudo le domeniche tutti si incazzano e oggi a vedere i risultati, che si incazzano a fare? Perché purtroppo la città è nella condizione della pianura padana, noi siamo affossati, infossati e quindi se non facciamo alcune misure muoiono persone, muoiono. Non è che non muoiono, lo voglio dire, muoiono. Ne muoiono 60.000 in Italia per le polveri sottili, muoiono anche a Benevento, lo so parlando con quello ospedale. E siccome anche io sono afflitto da questo, come tanti bambini, le mamme mi chiamano, questi amici che hanno problemi come me di asma, gli anziani problemi di asma, muoiono anche queste persone, soprattutto quelli più anziani. E non vengono neppure reclutati nel censimento, sono morti, finisce là. No, muoiono per queste ragioni qua. Quindi io sarò inflessibile su questo, a chi mi chiede la movida non cambia, perché prima vi la salute i cittadini beneventani, a quello io sono stato chiamato e questo è il mio comportamento fino a quando faccio il sindaco di questa città.